ambizioni sue personali, non solo per i 100 metri dove è stato bronzo all'Olimpiade, ma anche per questa gara, un atleta che peraltro va dai 50 ai 200 nel delfino, fatto piuttosto insolito. L'imprevedibile è fortissimo quando vuole. Thomas Ceccon per l'Italia, ultima batteria di questi 50 delfino. Ceccon in corsia numero 6, la quarta dal basso della vasca rispetto al nostro e vostro punto di osservazione. In corsia numero 4 Nicolas Santos, 42 anni per il brasiliano, è ancora lì a competere tra i migliori al mondo in questa distanza di questa specialità. Si va giù dal blocchetto di partenza con Thomas Ceccon in corsia numero 6 che ha staccato a 0,64, Santos a 0,62, Thomas Ceccon che deve cercare di rimanere più o meno in quella posizione, una vasca molto compatta. Thomas Ceccon che sta andando forte, sta andando molto forte, cerca il sorpasso addirittura per la prima posizione Ceccon, vediamo come prende l'arrivo Ceccon, 22,88, nuovo record italiano. Super prestazione, la prima grande fiammata italiana a questa rassegna, super prestazione, bene il tuffo, perso qualcosa nei confronti di Szabo, ma fin lì ci sta, e poi è rimasto in pasta perfetto in tutta la gara con un crescendo notevolissimo, una bella alternanza di frequenza e forza applicata, molto sciolto, perfetto al touch finale. Super Ceccon. Che scossa, record italiano che l'abbiamo quasi chiamato, non sarà contento, non lo so, adesso lo sentiremo in zona mista Piero Codia. 22,88 Thomas Ceccon, il primo italiano di sempre a scendere sotto la barriera dei 23 secondi, lo stesso tempo di Caleb Dressel, così tanto per dirne una, per entrare in questa semifinale mondiale. Per quello che riguarda Piero Codia, spareggio, sedicesima posizione insieme con Cerniak, no, spareggio sì, spareggio no, eh sì, sì perché sì. Ce ne sono anche due a 14, assolutamente spareggio sì, e vedremo come andrà, credo in chiusura di mattinata, ma ora spazio dopo questi brividi alla zona mista, vai Elisabetta.